ragazzi, tornati in un nuovo video. Ancora loro, ancora le Airdorables. Ma questa volta al posto delle LOL apriamo le Airdorables. Credo che sia la prima volta che facciamo un po' di macchine e apriamo un prodotto diverso dalle LOL. Esatto. Allora, vediamo. Allora, questo qui l'ho già trovato 355 volte. Questo si vede. Sì, ma se accendiamo la luce, magari. Ok, questo? Sì, l'abbiamo trovato più volte. Adesso andiamo a vedere nei vari scomparti cosa troviamo. Pettinino viola. Così, con la ruota. Che carino. Oh, forse ho capito chi è. Che carina questa. Allora, aspettate. Queste sono le scarpine. Aspettate. Ok. Eccole qua. Che carine, tipo ciambella. Abbiamo una frusta per dolci. Eccola, così. Poi qua c'è questo busta Polaroid. Sì. Oh, che carino. Abbiamo un cappellino con delle caramelle. Inizialmente pensavo che era una valvola di un termosifone, però vabbè. Ma smettila. Qui abbiamo questa, che alla fine sono sempre uguali, le Polaroid. Adesso andiamo a vedere la bambola che esce dal suo guscio. No, non si accende più. Oddio. Guarda. Aspettate ragazzi, ve la faccio. Sono i capelli. Allora, abbiamo trovato innanzitutto Dibi. Dio, sì, questa è la sorella di Dexter, è terribile, questa ti fa scherzi a non finire. Andiamo a vedere se è bionda oppure no. No, direi di no. Ha i capelli mezzi rosa e mezzi azzurri. Che carina! Ti piace? Sì, è una faccia da furbetta questa, Ma si vede? Sì, bene o male. Aspettate, eccola qua. Ecco, vedete, ha i capelli fatti così. Io ovviamente si possono anche sciogliere, ma io glieli lascio così. Poi a casa ovviamente la vestirò tutta, la agghindo. Quindi sotto nei commenti diteci se vi piace questa Airdorables, e quindi se può essere la vostra preferita oppure ne preferite altre. Grazie alle ragazze del Toys. Bene, questo video ovviamente termina qui. Lasciate un like appunto se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, ragazzi, forza. E ci vediamo alla prossima. E alla prossima. Ciao.